Ciao a tutti, siamo in questa Monkey Routine. Monkey Routine. L'avete sentito? In un posto spaziale. Con delle mucche spastiche che non partono, non si accendono. Però questo è tutt'altro. Siamo in questa Monkey Routine per spiegare. Certo, gente fallita tipo Christopher. No, perché parole non c'è Nick Fefo. Nick Fefo è fuori che sta parlando come di vecchi, con nostra zia, nostra madre e nostro padre. E dopo questi eventi Nicola si è venuto a mancare. Però ti sento. Lo so, appunto. È troppo bello, vecchio. Ho iniziato a dire Nicola si è venuto a mancare perché sta parlando con i vecchi. La vecchia TV. Guardiamo il soggetto. Ripreso. Attentato. Voi vecchietti state ancora parlando con le rughe qua in testa. Guarda, anche tu hai le rughe. Guarda, guarda. Nico, vieni dentro. Vieni. Solo i vecchi stanno qua. Siamo in un hotel vuoto. Ma si sente tantissimo fuori, Nico. Tantissimo. Tantissimo, giuro. Io vado a puttane. Cambiati idea. Parlate un attimo. Scrivami più per di me. Ok, siamo in questa montagna. Non è venuta a mancare questa volta. E siamo in un hotel sperduto dal mondo. Lo so che è Remy. Il content. Il quadro. Ludopatia. E di Dani. No, non devi girare, Alex. C'è anche la mucca, ma la mucca è elettrica, quindi non la toccheremo. Il youtuber pensava che era venuto a mancare in questi giorni, però è qui, nuovo come prima, con un... ok, cosa abbiamo sopra di noi? Un televisore a 55 pollici. Che muscoli, ragazzi, guarda che colore definito. Tu, bella donna che stai guardando questo video, perché ancora non ti sei iscritto al mio canale Facebook? Non so i baffi qua, ma ce li ho qua. Quella pizzetta. È l'ora di venire in questo posto magnifico. Queste frasi che saranno dette sono in modo goliardico e molto spiritoso. Sto riprendendo il vuoto. Guardiamo gli esseri. Riprendiamo mamma. Ciao. Ciao. Il video. Prendiamo la fetta, riprendo Andrea Stefanelli. Ottimo. Ma tutti che quando li riprendo alitano, respirano. Respirano. Siamo in questo video della del popolo. Che si vede a casa? Da mai? Purtroppo si vede anche solo su quello. È troppo grande. Parliamo di questi atti. Questo è un atto di felicità, di amore comprensivo. Non ci senti fuori? Stiamo parlando di una persona che è mancata in questi giorni, che è morta affogata nel fiume Arimi. Non
come siamo? Stiamo parlando di Pasquale Enrico Giovanni II Paolo Mengozzi Aragoni III. È l'ora di dormire su un bel personaggio. È l'ora di dormire su un bel cazzo. Ci va bene? Stiamo parlando di Francesco Morcia II. Tutto quello che sta succedendo qui è letteralmente sotto la nostra privacy.